Ed eccola qui la nuova Toyota Yaris Cabrio. Scherzi a parte, questa è il rolling chassis della vettura che è stata ripresentata oggi qui al Kenshiki Forum, sostanzialmente un evento dove Toyota, prima del Salone di Ginevra, mostra tutte le novità. Quella piattaforma, ovvero la TNGA-B, che si ritrova anche nella declinazione K sotto la RAV4, ma anche sotto a questa nuova Mirai, è stata portata anche nel contesto del segmento B, Yaris Hybrid in questo caso, quindi con la motorizzazione ibrida. Esiste anche il 3 cilindri 1000, che è un'evoluzione del 3 cilindri precedente, ma in realtà soprattutto diciamo per mercati come quello italiano, che favoriscono la presenza delle vetture ibride, l'arrivo del nuovo powertrain con il motore 1500 è sicuramente qualcosa di molto interessante, alla stregua di quella che è la nuova macchina, che è stata completamente riprogettata sia da un punto di vista meccanico ma anche da un punto di vista stilistico, visto e considerato che non ha una sola linea in comune con quella precedente. Chiaramente si ispira al mondo della CHR per quanto riguarda la zona posteriore, ma direi che c'è una nuova definizione dello stile Toyota, in particolar modo nella zona del frontale e anche quella laterale, dove diverse linee tendono ad incrociarsi per regalare del movimento a questa nuova Yaris, che è decisamente più sportiva nel look e moderna rispetto a quella precedente e mettiamola così, si ispira per compattezza alla prima generazione. Qui davanti si notano già tutti gli elementi che servono alla vettura, come il radar di distanza per sondare quella che è appunto la distanza con le vetture che precede, quindi c'è il cruise control adattivo, c'è la frenata automatica di emergenza, ci sono tanti elementi in questa vettura che parlano di aerodinamica e ovviamente cura. Per il dettaglio, la stregua di quello che fanno ovviamente questi fari, che sono full LED con la firma luminosa nella parte bassa e poi sia la parte abbagliante che anabbagliante realizzata con i LED cerchio da 17 gommati 205 45, eccolo qua, con il cerchio appunto da 17 pollici. Il motore è ovviamente con tecnologia hybrid, esiste anche il 1000 che è un'evoluzione del precedente, ma in realtà soprattutto per il mercato italiano Toyota cercherà di vendere soprattutto la variante hybrid, che in questa nuova generazione vanta il 20% di efficienza in più, 15% di cavalli in più, quindi siamo a 116 rispetto al modello precedente, con un'efficienza complessiva del 40%, per cui veramente una motorizzazione eccezionale da un punto di vista di efficienza termica, e questo permette di contenere consumi ed emissioni a livelli ancora più bassi rispetto al precedente. Non sono ancora stati omologati, quindi il dato è un po' da prendere con le pinze, ma dovrebbe arrivare a 2,9 litri ogni 100 km con un'emissione di CO2 di 64 grammi chilometro. La zona posteriore si distingue per la presenza di un elemento estetico che ricorda direi la CHR, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo della parte plastica, che dà anche un'idea di terzo volume, mentre al suo interno viene disegnato il faro full LED, che assume anche questa connotazione tridimensionale, ma soprattutto viene collegato da questa sottile linea rossa, che in realtà è solamente un elemento estetico, non si illumina, ma appunto collega idealmente i due elementi ottici. Non c'è lo scarico nella parte sottostante, ma di fatto questa è anche la variante hybrid, e diciamo che tende a sottolineare più la sua vicinanza al mondo dell'elettrico che a quello del motore a benzina, anche se questo nuovo 3 cilindri a benzina è sicuramente un motore estremamente efficiente e ideale per la realizzazione di un powertrain come questo. Il bagagliaio è aumentato un pochino nella cubatura, ovviamente è disposto su due livelli, frazionamento 60-40 per quanto riguarda gli schienali. Il portellone direi che è anche piuttosto leggero, non ha bisogno della servoassistenza. Vi faccio vedere com'è fatta dentro. Vi dicevo prima delle linee che vanno ad arricchire quello che è il profilo della vettura. Questo arco in particolar modo nella GR assume una dimensione diversa, in questo caso comunque serve a sottolineare un design che è decisamente più movimentato rispetto al precedente, e soprattutto in questa parte con questo arco tende un po' a ricordare la Yaris di prima generazione. Vi faccio vedere anche come è fatta dietro, peccato solamente per l'apertura della porta, perché non è ampia, la vedete come altre vetture dello stesso segmento di nuova generazione, ma comunque l'apertura rimane più che sufficiente per entrare all'interno dell'abitacolo. Il sedile è regolato sulla mia posizione, 2,56 m di passo, per cui la vettura con questa nuova piattaforma TNGA ha un passo decisamente più lungo. Tocco qui sotto nella parte bassa con gli stinchi di fatto, ma a livello di ginocchia direi che ci siamo. Non c'è il rigonfiamento per quanto riguarda la zona centrale, ma ovviamente c'è anche poco spazio per mettere i piedi. Direi che è una macchina da due comodi, quattro
abbastanza comodi, ma non troppo, 5 stretti, ma realmente sono così tutte le vetture, soprattutto quelle che cercano di essere il più compatto possibile per essere a misura di città, come questa Yaris, 3,94 m di lunghezza, direi che parlano da soli in termini di agilità. Vi faccio vedere anche come è fatto l'interno del motore. Meccanicamente è molto cambiata la macchina, hanno cercato ad esempio di migliorare quelli che erano gli aspetti negativi anche ad esempio di utilità quotidiana con i cerchi da 17 pollici. È notevolmente migliorata quella che è il raggio di sterzata, per cui è più ridotto, si riescono a fare meno manovre per parcheggiare ad esempio nei parcheggi stretti dei supermercati, a tutto vantaggio di quello che è l'utilizzo quotidiano di questa macchina. Il 1500 ovviamente abbinato alla solita parte elettrica, solita tra virgolette, perché anche lei alla stregua di tutto il resto della vettura è stata aggiornata per consentire appunto valori di consumo di emissione migliori rispetto al passato. Per quanto riguarda l'interno vi faccio vedere le plastiche, sono durote. Per quanto riguarda invece il rivestimento del pannello porta, sembra di stoffa, in realtà è di cartone pressato, esattamente come ad esempio la BMW i3, che porta anche il cruscotto realizzato con questa tipologia di materiale. Finiture plastiche nero lucido che vanno ad arricchire, mettiamola così, una struttura all'interno della quale si sviluppa anche la maniglia della porta. Non è molto bella esteticamente anche questa plastica, dà l'idea di essere un po' cheap, però di fatto mi sembra realizzata piuttosto bene anche a livello di interni, con una, per quanto riguarda appunto le geometrie, anche il design, con un sedile che tende a sottolineare un po' di sportività con queste sponde abbastanza rigonfiate, cucitura a contrasto e parte centrale con stoffa stampata a rombo. Andiamo all'interno della vettura, vi faccio vedere come è fatta, perché ci sono diverse novità che riguardano il sistema multimediale. Come vedete entra lo schermo da 8 pollici che è stato completamente ridisegnato per quanto riguarda il software. Ora integra finalmente Apple CarPlay ed Android Auto, eccolo qui, lo dovremmo vedere, eccolo qui, Apple CarPlay finalmente entra nella lista degli elementi disponibili per questa vettura. Mentre per quanto concerne la strumentazione, ve l'avvio, si nota la presenza del head-up display lì davanti, più una strumentazione che comprende un LCD nella zona centrale e due cannocchiali all'interno del quale da un lato è possibile vedere il funzionamento della parte ibrida, anche con ovviamente la tipologia di marcia selezionata, più ovviamente il tachimetro, il livello del carburante e la temperatura del motore. Non manca il sistema di ricarica wireless per il cellulare, non manca il riscaldamento dei sedili, non mancano alcuni svuotatasche tra virgolette aperti. Direi c'è una bella integrazione comunque tra il pannello porta e la struttura della plancia, che come vedete è disegnata in tridimensionalità, tende ad emergere nella zona superiore, stessa cosa la fa anche la zona centrale, appunto assicurando una bella idea di movimento a questo nuovo design dell'interno, che ovviamente comprende anche il volante con tutti gli elementi per la gestione della distanza di sicurezza, quindi con lo scontrollo adattivo, ma anche ovviamente il pilotaggio, mettiamola così, del sistema multimediale. Macchina che direi essere molto completa per quanto riguarda la parte multimediale, sicuramente è stata evoluta per quanto riguarda lo stile, anche da un punto di vista contenuti tecnologici dettati dalla presenza della piattaforma TNGA-B, in questo caso direi che ci siamo, perché oltre all'uso di materiali come gli acciai alto resistenziali che sono evidenziati in questo caso in blu, comunque la struttura nasce per essere estremamente moderna sia da un punto di vista di sicurezza attiva, passiva e ovviamente tutto quello che permette la discendenza tra virgolette dai modelli di categoria superiore, anche ovviamente la Mirai alimentata ad idrogeno. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook, naturalmente su automoto.it. Vi ringrazio per il tempo che ci dedicate e mi raccomando, full gas sempre, anche con la Yaris. Ciao!